leggerò il capitolo 11 del libro Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling. Il 15. All'inizio di novembre cominciò a fare molto freddo. Le montagne intorno alla scuola si tinsero di un grigio glaciale e il lago divenne una lastra di gelido metallo. Tutte le mattine il terreno era coperto di brina. Dalle finestre dei piani superiori si poteva scorgere Hagrid intento a scongelare le scope nel campo di Quidditch, infangottato in un lungo pastrano di fustagno, guanti di pelo di coniglio ed enormi stivali funderati di castoro. La stagione del Quidditch era iniziata. Quel sabato Harry avrebbe giocato la sua prima partita, dopo settimane di allenamento, Grifondoro contro Serpeverde. Se avessero vinto, i Grifondoro sarebbero passati al secondo posto in classifica nel campionato delle case. Quasi nessuno aveva visto Harry giocare, perché Wood aveva deciso che, essendo l'arma segreta della squadra, non si doveva sapere della sua presenza in campo. Ma si sa come la notizia che avrebbe giocato come cercatore era trapelata e lui non sapeva che cosa fosse peggio, sentirsi dire che sarebbe stato certamente formidabile o che qualcuno a terra avrebbe dovuto correre su e giù, tenendogli sotto un materasso.